Buonasera a tutti. Si deve accendere il microfono, si deve accendere. Sì. Allora, buonasera a tutti. Siamo qui per, diciamo, non è la partenza perché già abbiamo fatto un evento a Monte Oliveto sabato scorso, però diciamo che gli eventi in piazza partono stasera. E niente, quindi volevo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale perché ci ha dato la possibilità di fare queste serate. E niente, stasera presenteremo un gruppo che diciamo è di Pignataro con altri elementi di altri paesi. Domani avremo Manzieri, domenica Miraggio, la settimana prossima avremo invece venerdì Federico di Napoli, che è un ragazzo emergente di Aversa. Poi avremo Stee, che è una ragazza africana che abita a Castel Volturno, che ha fatto già delle collaborazioni con Joelier e altri cantanti. E poi avremo Monica Sarnelli domenica prossima. Ci tengo a dire, voglio ringraziare tutto il mio direttivo innanzitutto e tutti i ragazzi che mi danno una mano, cioè tutti i volontari. Perché voglio dire, mettono veramente il loro tempo a disposizione del paese e speriamo di fare cosa gradita. Stasera vi presento gli Area Nova con una collaborazione, diciamo, dopo un periodo difficile, di Giovanni Giordano. Quindi godiamolo questo concerto. Grazie. Ecco gli Area Nova. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi stasera. Io vorrei scomodare un grande presentatore della RAI che qualche tempo fa, ritornando da un po' di situazioni giudiziarie, disse: dove eravamo rimasti? Ecco, dove eravamo rimasti? Sono 5 anni, lo voglio dire, che mandiamo da questa piazza, ovviamente non per scelta nostra. E quindi stasera vogliamo ringraziare chi ci ha permesso stasera di ritornare. E quindi la provoco e l'amministrazione, nella speranza che si possa portare avanti un lavoro proficuo per la nostra Pignataro. Abbiamo discusso, mi sono incontrato con il dottor De Lucia, con Luigi, abbiamo discusso di un po' di cose, abbiamo anche fatto, probabilmente accennato, qualche programma, qualche idea di progetto. Noi siamo qui, siamo a disposizione della comunità con tutta praticamente la parte di questo gruppo di Area Nova, che questa sera è qui per presentarvi un gruppo di canti, un nutrito gruppo di canti di Pignataro, quindi registrato qui a Pignataro da alcuni amici attualmente in Area Nova e di altri che hanno fatto parte del vecchio collettivo TG. Per dire che cosa? Per dire di questa musica che non è in linea probabilmente con il mainstream, no? Con tutti quelli che seguono queste situazioni. E allora questa musica, la cultura contadina che c'era nella nostra Pignataro. Presenteremo al gruppo un poco di questi canti e poi voglio ricordare questa sera, oggi è il 19 di luglio, e vorrei fare un ricordo così rapido a quella che è stata la strage di Palermo e del giudice Borsellino e della sua scorta. E noi così cominceremo questo nostro concerto e cominceremo
dando un po' di allegria con le nostre strumenti tradizionali insieme agli altri strumenti colti, con la zambogna, la ciaramella, con una tarantella. Con una tarantella per dimostrare che questi strumenti non sono legati soltanto al Natale, ma vengono suonati nel mondo agropastorale nel corso dell'intero anno solare. Tire molla, molle, tira, tira, molla, molla, tira, la, la, tira.
grazie. Oh, questo era il canto dei carrettieri di Nedaro, no? Era un paese di radicali, si commerciavano i prodotti che si raccoglievano nei vari orti e si andava a vendere in altri per venderli poi in altri paesi, e qui si traccia il percorso da Rignataro fino a Maddalone addirittura, insomma. Poi i carrettieri, la sosta generalmente era sempre dalla cantina praticamente, perché Rignataro insomma era pieno zeppo di cantine, e molto del ricavato se ne andava in vino e qualcosa da mangiare, insomma. Va bene. A fine del dopoguerra 43 osterie. Quante? 43. 43, se l'ha detto Gianni Giordani era sicuro 43. Bene, questa di prossima il cibo un po' del calasole, insomma, no? Di quando il sole arriva al rosso, quindi di colore rosso, vuol dire che siamo in prossimità del tramonto, della fine della giornata di lavoro, che vedremo come in altri canti anche che proporremo tra poco, durava anche 16 ore, ancora oggi è un po' così, insomma, no? E quindi quando solo arrivava russo, il padrone calava un russo, quindi praticamente era, come dire, non era contento affatto del termine della giornata di lavoro, e tutto il contrario invece i lavoratori che lavoravano dalla mattina presto. O solo è arrivato russo e cala sole. O sole è arrivato russo, padrona calato, mossa calato. O sole arrivato rosso, padrona calato, mossa calato, mossa amico, calato mossa te, le trionfe intriga di te, la funa canna mossa me. Sole arrivata a Milano, padrona da Borza, mala da Borza, mala amico. Ora da mala te, le triomfe in frigo di te, la funa canna bozza me. Sole arrivata a Cagliè, cale calalo solo in
Allora, anche quest'altro brano che proponiamo è di Pignataro, registrato a Pignataro nella metà degli anni 70, ed è un canto a ballo e un salterello praticamente, quindi anche molto allegro, e c'è questa gentil donzella che vede passare il suo innamorato, insomma, il tessere rodi un po' di questa situazione. Saltarello d'amore. Ora, Pignataro era un paese dove veniva coltivata e lavorata la canapa e praticamente lo sappiamo quelli che sono di Pignataro, insomma qua c'è anche il soprannome, mia nonna per esempio era una funara, Giulina Funara praticamente, perché realizzava corde di canapa. E in molti cortili ancora ci sono degli anelli dove si attaccavano questi fili e si intrisciavano andando all'indietro. Infatti spesso per uno che non ha proprio una carriera brillante si dice chi se va a arredare con me funare praticamente, quindi questa situazione. E Pignataro era addirittura la propaggine nord di questo vasto territorio che era San Nicola la Strada, Marcianise, Capotrise, insomma tutta questa parte qui. Pignataro era la parte un poco più a nord e c'erano questi pantani dove si mettevano così a mollo
questi fascioni grossi di canapa per poi successivamente lavorarli. E questo è Bash Vandani, cominciamo con questa frunna per attaccarci poi sulla parte di Bash Vandani.
Ora, così, una parentesi di canti che non sono di Vignataro e che però ci caratterizzano un po' come gruppo, no? Attenti alle problematiche che purtroppo leggiamo sui giornali o riceviamo dalle varie testate giornalistiche. Parlo dello sfruttamento dei lavoratori, dello sfruttamento dei lavoratori e delle morti bianche. Io non mi capacito quale livello può raggiungere l'animo umano, lasciando quel ragazzo indiano, Satnam Singh, mi pare si chiamava, con un braccio cangiato lungo la strada. Ecco, questo è quello che cantava una grandissima donna siciliana che si chiamava Rosa Balistreri. Rosa Balistreri ha cantato sempre gli ultimi della terra. E allora noi vogliamo presentarvi questo canto che probabilmente a molti di voi è sconosciuto, che è Che Gaudo l'Usuri, è proprio di questo periodo. Lavorare a 40-45 gradi è davvero pericoloso. Rosa Balistreri. Oh,
questa attaccata che Gaudio Su di Rosa Balistreri era di la tirata fuori Domenico Modugno, non si direbbe, Domenico Modugno che ha così messo in musica una poesia di un anonimo poi pubblicata in Sicilia, e questo era il bel racconto di questo servo che si lamentava nella pubblica piazza e chiedeva aiuto al crocifisso, e il crocifisso che lo invita diceva: guarda, comincia a pensare di farti un po' giustizia da te, perché gli altri non la faranno per te, e quindi ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti, va bene. E adesso invece un altro bellissimo canto di Pignataro, qui voglio, io allora dico queste cose giusto perché insomma leggo qualcosa, mi è capitato sotto mano un bellissimo libro di Béla Bartók sulla musica popolare, quando lui dice, fa la differenza tra la musica popolare colta e la musica popolare, popolare contadina, quella dei villaggi, e Pignataro insomma è ancora probabilmente un villaggio rispetto a tutte le mega città che troviamo, e questo canto è un canto recuperato qui sempre a Pignataro, e lui, questo Bartók, praticamente parlo di della musica popolare contadina come poesia non recitata ma cantata, e questa è Due ore notte. Di Donato. Adesso invece cambiamo registro, e ci facciamo un salto in Puglia, e qui abbiamo una degna rappresentante di questa terra, la nostra amica Luana, che è qui, che salutiamo, e anche questo canto noi spesso lo presentiamo perché è sempre molto attuale, se fate un po' di attenzione al ritornello che Peppe vi guiderà, praticamente è un po' la legge Ucuzia e Ucuzzara, praticamente, insomma, no? Perché scocco Ucuzza non si sa che fine fa, insomma, quindi diciamolo così, usavo Ucuzzara, e quindi questa è la bella storia di Aria Cantripulina. Aria Cantripulina,
Adesso, come abbiamo detto, noi a volte ci caratterizziamo, no? Insomma, alcuni canti ci fa davvero piacere presentarli, a parte quelli propri di Mignataro, recuperati qui, ma anche altri, come abbiamo sentito, di Rosa Balistreri, di Domenico Modugno e di altri. Questo è un canto che abbiamo appreso dagli amici casertani ed è Anuenia. Anuenia è un canto enumerativo, arriva fino a 9, e racconta di un mondo che probabilmente ancora non esiste, dove possono convivere bianco e nera, bambini con quattro mani, con otto dita e compagnia bella, quindi tutte queste situazioni un po' strane di un mondo fantastico che ognuno di noi probabilmente deve ricercare. Anuenia, Giovanni Giordano. Nella nuova che ti voglio contare a Maurizio stiamo a sentire quando è dopo te la puoi scordare. Nella nuova che ti voglio contare
stavano cadrebbero i capi questa storia come già così. Noi ci stavano cadrebbero i capi pure la nuegna cada voglia bunda. Cadere sono in bellezza della figlia d'orre, noi ce lo cuore e lo bello parla. Come con due capi se la voglio sposare. Preso di bellezza che la figlia d'orre, dove c'è ste un'ombra che tenevano i capi, una è la nuegna che te voglio contare. Ma quanta figlia maschia, lui anche in ruini la fortuna, puletta così. Quanta figlia mascola lui anche a ruinire, preso di bellezza della figlia d'orre. Noi c'è ste un'ombra che teneva lui capa, una è la nuegna che te voglia conta. E ci clic un mano, che ricetta raller, che ti piace, giochi anche occhioni. Tu paese sarà votato. Cingali con mare che ricetta all'era. E quanta vita mascola lui anche a finire. Preso di bellezza della figlia d'orre. Noi c'è ste un'ombra che tenevano i capi. Una è la nuegna che la voglia conta. Se sono di piastre e magari gina manaia,
sindoni con mare d'argentra, all'era e quattro vite masco la ruianga e ruinina, tre soldi bellezza era la figlia corre, dove ci stavano magata ne vero i capi, o nella nuenia data voglia conta. Grazie. Grazie. Grazie assai. Allora, questo è invece ancora un brano, un canto di Vignataro ed è la Ballarella, anche questo qui ballabile. Noi, io voglio dire una cosa, qui tra noi non mai ci mettiamo d'accordo sul titolo di questo brano, Ballarella, Santo Luco, a prima volta. Io tengo a sottolineare di San Luca perché nella parte finale c'è l'invocazione a San Luca, perché parla delle donne belle praticamente, perché San Luca pare che sia, come dire, il protettore delle donne belle, perché è stato il primo praticamente iconografo e quindi ha dipinto le Madonne, che è la bellezza assoluta, insomma, no? Su queste tavole di legno si racconta anche, noi in genere seguiamo quando siamo in Zambogna e Ciaramella solo, anche l'inno alla Madonna della Civita, non so chi ha mai visitato il santuario della Madonna della Civita a Itri, e si racconta che un ragazzo, un sordomuto, insomma, trovò un quadro della Madonna che fu dipinto da San Luca, si dice, e cominciò a parlare. Questo per dire che San Luca è invocato, quindi, per parlare delle donne belle. Noi qui invece a Pignataro avevamo e veneriamo tuttora San Pasquale, che è quelle delle donne, insomma, normali. Ma siccome qui stasera sono tutte belle, ci riferiamo a San Luca e quindi cominciamo con questa ballarella. La prima volta da la Madonna sai, Madonna sai,
Adesso ancora restiamo a Pignataro e qui c'ero, posso dire, c'ero anch'io quando recuperammo questo canto in uno dei cortili qui di Pignataro, di queste signore che ricordo io nessuno più vivente, e che intonavano questo canto a due o tre voci, insomma, no? Di questo, e ci raccontavano di questa situazione, di invocavano questo nome per dare il segnale all'amato, insomma, no? Perché ognuno insomma, si fidanzava semmai di nascosto di che, e quindi, come dire, esternava l'amore, in questo caso per Donio, ma ci poteva stare chiunque, insomma, e quindi è Donio. Donio va se spassa bovalazza, a mamma non giovora caghiglie pazza. Andonia, chiamata Mandonia, l'amore con Donia io voglio fare. Andonia, chiamata Mandonia, l'amore con Donia io voglio Adesso vi presentiamo un canto proprio sud Italia, zona Crotone, un bellissimo canto d'amore, Occhi Turchini, molti di voi già la conoscono, è bellissimo.
sta la Salentina, ecco. Adesso abbiamo una pizzica, la pizzica di Santuito, abbiamo trovato subito chi balla. E ballate perché insomma ci fate una bella compagnia con questa pizzica di Santuito. Alle bravissime ballatrici, grazie. Adesso c'è un altro canto della Puglia in grico, questo per dire sempre delle comunità. Io qui ripeto quelli che ci siamo detti e raccontato un poco con il presidente della Prologo, che ancora ringraziamo, circa le attività future, di ritornare un poco a quelle che erano le nostre rassegne di musica popolare, dove, come dire, arrivavano gruppi che erano veramente locali, identitari, passatemi il termine, perché rappresentavano probabilmente neanche la regione, ma una parte piccolissima della regione. Quindi se riusciamo a combinare la cosa con più regioni insieme per qualche giornata in più, e semmai abbinarle anche ai temi della, perché anche quella è cultura, della cultura culinaria, sarebbe veramente qualcosa di interessante. Noi siamo qui con l'intento di collaborare, creando, come dire,
le condizioni operative ottimali il più possibile. E adesso quindi dicevo Kalimifta in greco, che è un bellissimo canto, una buonanotte. Io non so chi di voi, chi dei presenti ha visto il film di Crialese, questo bellissimo film Nuovo Mondo che praticamente fa vedere questo vapore che attraversa, si accinge ad attraversare l'Oceano Atlantico per sbarcare poi a Ellis Island, e c'è questo signore che tira fuori dalla sua valigia questo tamburello e comincia a fare poi il ritornello di questo canto. Kalimifta. E c'era questa gentil donzella che doveva trovare marito, doveva maritare, e come si dice, si può dire, era sul mercato, insomma, una giovane donna in cerca di marito, e c'erano offerte di molti anziani, molti vecchietti come questi, insomma, diciamo, che offrivano doni a questa giovane donna, e niente, lei che rifiutava tutti i beni dei vecchi, perché diceva che voleva il bene di un giovane come lei. Poi la pizza. Voy a la pizzería, la familia de la cuadra.
c'è ora, quante ne piacciono un po' di a te, poi non trovo da commamento re. Torniamo un poco, facciamo un salto indietro, perché abbiamo iniziato con il canto dei carrettieri, e anche questo è quello che si cantava, si trova un poco dappertutto, insomma, no? Al cavallo si spronava un poco quando si era con il carico, e poi si affrontavano salite più o meno ardite, diciamo. Si spronava un poco il cavallo a lavorare un po' di più, promettendogli qualcosa che poi potesse servire per abbellirlo, no? Quindi la sonagliera e tutte le altre cose. E il cavallo, che aveva proprio un rapporto, si parlava con il carrettiere praticamente, e diceva: guarda che a me non serve tutto questo, serve mangiare, prendere sciuscella o altre situazioni. A Pignataro abbiamo trovato anche qualcosa un po' di diverso, perché voleva una nannina quei trazzello, insomma. Quindi questo è il canto alla carrettiera, che renderà tra i microfoni eccetera, non so come, ma questa è la situazione. Acá tomando ya su
adesso noi ci accingiamo a terminare, a scendere un poco dal palco, e vogliamo concludere con due canti benaugurali, uno dei nostri carissimi amici di Sessa Ulunga, che è il canto Buco Buco, e l'altro è Ecco che è venuto Capuranna. Perché facciamo questi canti? Per augurare a ognuno di voi, a ognuno di noi, tutto il bene che si augura proprio in queste occasioni, la notte di San Silvestro, nel passaggio dal vecchio al nuovo anno. Grazie assai. Bello vostro marito.
la. E scanza questa casa da ogni pene guaia, da oggi è San Silvestro e noi facciamo feste, ma feste non tarda, con poco 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 cammara, con poco 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 cammara, con poco 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 cammara. Thank you.
buona serata a tutti, buona continuazione, continuate perché fanno gara con Gaura che non si supporta. Arrivederci. Buonanotte. Alla prossima.